Buonasera, sono Armando Pezzotta e rappresento l'associazione ARPE. Da 10 anni l'ARPE è impegnata nel promuovere attività di socializzazione e favorire l'autonomia delle persone con disabilità. In particolare abbiamo organizzato vacanze e soggiorni per gruppi e famiglie in strutture pensate e ideate per i disabili. Con il progetto ARPE, che è la costruzione di una casa per attività sociali a Piario, si vuole promuovere ulteriormente l'autonomia della disabilità. Le persone disabili si trovano spesso di fronte all'impossibilità di allontanarsi dal proprio luogo di vita per un momento di vacanza a causa delle difficoltà di accesso ai luoghi turistici, dalla rigidità organizzativa e dalle strutture alberghiere. In risposta a questa esigenza stiamo realizzando questa casa vacanze su un terreno concesso in convenzione dal comune di Piario, offrendo la possibilità di spazi accessibili e conformi alle specifiche esigenze. Inoltre, con il suo alto valore sociale, il progetto si propone come riferimento per il turismo senza barriere, ospitando seminari, incontri sull'argomento. Piario e l'altopiano di Clusone potrà così annoverare anche una delle poche strutture create appositamente per le vacanze su misura di disabile. Il progetto ha una caratteristica anche innovativa, pensata sui bisogni specifici delle persone disabili. La casa è realizzata con materiale ad alta prestazione, come si usa dire oggi, con basso impatto di consumo energetico. Poi pensiamo di inserire nella casa anche la tecnologia chiamata domotica. L'alloggio viene dotato di strumentazione completa in grado di consentire a qualsiasi persona colpita da ridotta capacità motoria o sensoriale di condurre una vita il più possibile autonoma. Tutto questo che ho detto mantiene però la cosa importante, la caratteristica di una casa familiare e di relazione. Questa sera abbiamo la cena, siamo sulla casa dell'orfano, abbiamo la cena di ringraziamento, dove l'appuntamento che abbiamo organizzato in occasione proprio della chiusura dell'invernale del cantiere e anche per l'imminenza vicinanza delle festività, e stasera vuole essere un momento di incontro e ringraziamento per chi ha dato il proprio sostegno al progetto ARPE.